Eccoci qua, bella a tutti dal vostro Gabboman, siamo tornati ancora una volta in PES 2016, questa è una partita contro mio fratello, io ho scelto la Juventus, lui ha scelto il Bayern Monaco, andiamo subito ai consigli del gioco, tocchi acrobatici, e i giocatori con capacità di passaggio molto elevate o abilità di passaggio possono... Non si capisce che possono fare, vabbè, se lo tengono per loro perché non possono scrivere 300 righe e pretende che uno le legge con secondo. Vabbè, ma questo è un gioco di calcio, non ce ne frega una mazza. Io comincio immediatamente, voglio fare attenzione, voglio creare un'azione di quelle corali. Eccolo qua, Romulo, ma ha chiuso subito, immediatamente, proprio senza pensarci più di tanto. Oh, comunque, vi ripeto, dobbiamo assolutamente vincere oggi. Io ci provo, eccolo qua. Lui ci riprova subito, immediatamente, Schweinsteiger, chiudo tutto quanto, Alvaro Morata, il passaggio per Pirlo, Marchisio, guardate che azione corale, mamma mia, ci sto a capire una mazza, tutto di prima, ma lui riesce a salvarsi e quindi, di conseguenza, cerca un'azione di impostazione. Ancora una volta però il mitico Tevez ci prova da fuori, ha piegato le mani al portiere, incredibile, Neuer, ragazzi miei, guardate che tiro da fuori ancora, mamma mia. Due occasioni in pochissimi secondi, ma se l'è cavata. Quindi io ancora ci continuo a provare. Morata, ancora una chiusura. Tevez, mamma mia, le chiude tutte, è una cosa incredibile. Ma guardate Morata con quale forza fisica riesce a recuperare la palla. Non c'è sta niente da fa. Riparte il contropiede. Lewandowski, questa può essere brutta per me, eh. Eccala. Bella chiusura, oh mamma mia, niente da dire. Ok, ripartenza rapida. Arturino Vidal, eccolo che avanza al centro del campo. Pogba, il passaggio è per Vidal, ancora per Morata, guardate che azione, tutta 1-2, rapidi, eccolo qua, cerco il cross in mezzo, non arriva, Pirlo da fuori, vediamo che combino, eccolo qua, chiuso, perfetto, niente, se ne fa una lira. Bene, così, lui prova a ripartire in contropiede, facciamo attenzione a Lewandowski perché è veramente forte, il passaggio è per Ribéry, oddio, che parata, mi ha salvato praticamente perché questa poteva essere un'azione dell'1-0. Calcio d'angolo per lui, primo calcio d'angolo della partita, siamo al 20° minuto del gioco, eccolo che se la sistema, hanno un po' cambiato il metodo con cui si battono i cross, quindi prova subito il colpo di testa, mamma mia, mi è andata bene, me so salvato. Ok, bene così, passiamo subito ad un'altra azione, io ci provo immediatamente, Alvaro Morata, il passaggio per Arturo Vidal, solo davanti al portiere, il tiro di Vidal, il gol dell'1-0 è arrivato. Eccolo qua, col cuoricino, mister, quanti milioni l'ha pagato il Bayern Monaco, non mi ricordo, mi sa 35. Comunque, dall'anno prossimo non sta più alla Juve purtroppo. Purtroppo per i juventini, meglio per noi romanisti. Eccolo qua, guardate che tiro, e quindi 1-0 per me. Ok, so contento così. Mo tocca a lui batte, naturalmente, che ne pensate che se sta buono così? Ma quando mai? Eccolo qua. Chiusura a cazzo de canne de Pirlo, io riparto un contropiede, ne approfitto, poi recupera la palla con Ribéry, il passaggio rapido è per Philipp Lahm, ancora un passaggio, ancora per Lewandowski, ma guardate che chiusura, me la cavo, cerco di ripartire in contropiede ma lui non me lo consente, guardate la sventagliata di Ribéry, oddio, no era Robben, oddio, che cazzo di tiro ha fatto? Ma ha fatto un gol di quelli esagerati, mannaggia la miseria, ma è una cosa assurda Robben, appena prende palla la butta dentro, guardate qua, rivedemoci insieme l'azione, colpo di tacco, Robben, il passaggio non riesce, cerco di buttare via la palla ma non ci ho proprio avuto modo, guardate che tiro, una mina sotto l'incrocio dei pali, naturalmente Buffon non può fare niente. Siamo sull'1-1, questa è un'altra partita avvincente, vediamo chi la riesce a spuntare, io ci provo, Vidal, ancora un passaggio, ancora Tevez, il passaggio arriva, cerco un'imbucata che mi poteva far trovare solo davanti al portiere, ma niente, ci riprovo ancora, eccomi qua, Marchisio, entro in area di rigore, cercherò sicuramente il cross, non me lo consente, ma tiro uguale con Morata, la palla va in calcio d'angolo perché Neuer naturalmente è un fenomeno di quelli esagerati. Mo, tocca a me battere il calcio d'angolo, io lo batto così, ci provo de capoccia, non ci riesco, eccolo che riparte il contropiede, Schweinsteiger, ecco Lewandowski, vai, colpo de tacco, Schweinsteiger, Robben, e chi lo ferma mo a questo? Oddio, che cazzo sta succedendo? Ce l'ho fatta, bene così, Bonucci, Romulo, ancora il passaggio è per Marchisio, Pirlo, eccomi qua, avanzo, il passaggio non riesce ma comunque mi sa che c'è un problema nell'impostazione dei passaggi assistiti perché ho notato che i passaggi non arrivano mai dove dico io, quindi mi sa che dobbiamo cambiare l'impostazione, si spiega pure perché sbagliamo tutti questi passaggi.
Eccolo qua, mo intanto lui ci riprova il tiro. Murato, meno male, va, me la so cavata. 47esimo minuto, un altro passaggio sbagliato, incredibile, eccolo qua. Mamma mia, momenti ma la butta dentro. Bene così, siamo sull'1-1 a fine primo tempo. Andiamo subito al secondo tempo. Il passaggio è per Ribéry. Ribéry entra in area di rigore, me chiude, lo chiudo. E eccolo che riparte un contropiede, perfetto. Romulo, subito, immediatamente. Il passaggio non riesce, ma guardate, la mole dei passaggi sbagliati è incredibile. Secondo me, come vi ripeto, è una questione dei passaggi assistiti. Mo prova un tiro, mamma mia. C'è mancato Cazzi che me la buttava dentro, ma ancora lui insiste, è incredibile, guardate che parata del Buffon, mi ha salvato praticamente, butto via la palla, la recupera ancora Rafinha, sicuramente la mette in mezzo, sventaglio fuori, Pirlo ancora, c'è provo, dai col passaggio, eccolo qua, Pogba, il passaggio ancora sbagliato, è incredibile, questo riparte in contropiede, 1-2, Robben la mette in mezzo, il tiro, ma porca puttana. Ma ha segnato il 2-1 con Ribéry, mamma mia, questo fa paura. Non so se avete visto il film Non aprite quella porta, il cattivo è che è lui, è Ribéry, è incredibile, è lo sfregiato. Bene così, eccoci qua, ripartiamo subito, io mo che mi sto buono così, devo cercare assolutamente il gol del due pari, almeno quello. Lui recupera il possesso della palla, c'è provo con Pogba, dagli fastidio però non si sa come riesce a mantenere il possesso, eccolo che manda Robben in area. Oddio, eccolo Robben ancora, se gira, il tiro parata del Buffon, mamma mia, poteva essere un altro gol, ma per fortuna mi sono salvato. Mo ci riprovo ancora, Pogba, ancora il passaggio per Tevez, ecco Tevez che si gira, aspetta un attimo, il passaggio è per Pogba, ma guardate con che cattiveria Benatia chiude tutto quanto, l'hanno fatto ancora più forte di quello che era. Eccomi qua, forse ci riesco, forse, oh. Ma che cazzo sta succedendo? Niente, qualche cincischio qua e là, mo scivolo, men cazzo, cerco di recuperare la palla perché giustamente stiamo all'81esimo, se non la recupero mo non la recupero più. Ci provo, finalmente ci sono riuscito. Tevez, guardate che chiusura mi fratello, mamma mia, incredibile, oh. Ma vabbè, eccala, mo sbaglio pure il passaggio e è finita la storia. Bene, ok, ripartiamo ancora in contropiede, Xabi Alonso, guardate che recupero della palla, Tevez ancora, eccolo che me ne vado. Devo cercare il passaggio filtrante, vediamo se ci riesco. Morata, il passaggio ancora per Marchisio. Morata, tiro de Morata, il 2 pari arriva. Pure Morata, quanto cavolo l'hanno fatto forte quest'anno. Ogni volta che prende la palla, tira una mina e la butta dentro. Guardate qua, no, manco ma fa rivedere mi fratello, ha rosicato, vabbè. Ok, bene così, siamo all'87esimo minuto, un altro 2-2, incredibile, che cazzo, ma... Vabbè, eccolo qua, riparte con Ribéry, mo facciamo attenzione, non voglio naturalmente subì gol, vorrei farne un altro se ci riesco, ma il tempo è quasi finito, 2 minuti di recupero, Romulo avanza sulla fascia, eccolo che me ne vado, spingo, corro, il passaggio è per Marchisio, questa poteva essere buona, ma oh, eccolo che recupero, oddio, questa è buona, il tiro murato da Neuer, mamma mia, all'ultimo secondo, volevo fare il gol del 3-2, non ci sono riuscito. Finisce 2-2 anche questa mega sfida. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ma soprattutto, oh, vi do appuntamento alla prossima, regà. 7,5 Robben, naturalmente è stato il migliore in campo. Io vi saluto, bella a tutti! Ciao!